tifosi degli Amatori Tigers Cesena e di Agri per Tokyo Orti Nuovi. Buonasera da Massimo Framboas e Fulvio Castellucci. Tutto pronto per gara 4 di finale playoff. Siamo nel tabellone B. È la gara senza domani per gli Amatori Tigers Cesena, che devono vincere per allungare la serie a gara 5. E allora diamo subito i quintetti con Orti Nuovi in campo, con Galmarini, Tassinari, Varaskin, Siverna e Turel. Cesena risponde con Daniello, Ferraro, Raschi, Frassinetti e Michael Sacchettini, pronto a saltare con Galmarini per la palla 2 che si alza in questo momento e viene vinta in qualche modo da Orti Nuovi, che può gestire il primo possesso di questa gara 4. Turel sulla destra, si sfrutta il blocco di Galmarini, si alza, tira, sbaglia il rimbalzo altissimo di Michael Sacchettini, che fa correre lungo l'out di destra Andrea Raschi. Daniello marcato da Turel, lo spasso di Andrea Raschi, c'è Siverna su di lui, scivola, perde palla, contropiede di Orti Nuovi e arriva il layup comodissimo di Tassinari, che riprende là da dove aveva lasciato domenica scorsa. La Orti Nuovi in difesa inizia subito a mordere nei garretti Cesena. Raschi, il post basso di Michael Sacchettini, c'è Siverna su di lui, prova a sfruttare il mismatch ma il tiro è sbagliato, rimbalzo comodo del numero 5 Orseano e la possibilità di impostare ancora la manovra offensiva per Tassinari, con Orti Nuovi avanti 2-0. Attenzione allo scarico, c'è la penetrazione allo scarico per Maraskin, che va da 3 e brucia la retina. Inizio ancora bruciante qui al Carisport di Cesena per la formazione orceana, che è sul 5-0, 8-39 al riposo, al primo riposo. Seguiamo l'attacco dei Tigers. Raschi prende il blocco di Sacchettini, si cambia lato per Ferraro che va da 3 ed anche Ferraro svergina il canestro di Orti Nuovi, suscitando l'entusiasmo dei numerosi convenuti questa sera qui alla Carisport. Presenze importanti, ma seguiamo l'attacco di Orti. Tassinari, lo scarico per Turel, ottimamente servito nel pitturato Galmarini, palla fuori per Bianchi, scusate, per Siverna che va alla bomba. 8-3 il punteggio, 8 minuti al primo riposo con i Tigers ancora in attacco. Seguiamo la difesa di Orti Nuovi, la penetrazione di Daniello, tutto regolare. Sentenzia la coppia arbitrale, può ripartire Orti Nuovi, ma Ferraro intercetta un ottimo pallone ed ora i Tigers corrono, Frassinetti, tutto regolare, il pubblico protesta vivacemente, Turel va l'uno contro uno, poi penetra Ferraro, viene fischiato il fallo a Ferraro ed è un fallo speso bene perché evita un canestro sicuro per Orti Nuovi. 8-3 il punteggio, 7-27 al primo riposo con Orti Nuovi in lunetta con Mirko Turel, mentre Salieri ha detto qualcosa al proprio play Tassinari. Seguiamo Turel in lunetta, realizza il primo tiro libero, 9-3 il punteggio, mentre continua ad affluire il pubblico qui al Carisport. Tra il pubblico vediamo Rombaldoni, Vecchiato, Renzo Vecchiato, mitico centro della nazionale, mentre Turel realizza il secondo personale, 2 su 2 per lui dalla lunetta. E a chiudere, dice, c'è anche Domenico Zampolini. Fallo questa volta attribuito alla difesa di Orti Nuovi. Primo fallo anche per Orti Nuovi in questa partita, che si sta giocando nonostante la quarta gara in 10 giorni a ritmi altissimi. Palla subito sotto per Massimiliano Ferraro, che prova a girarsi, tutto chiuso, fuori per Michael Sacchettini che sbaglia la tripla, il rimbalzo con l'ottimo taglia fuori di Siverna e subito Tassinari dall'altra parte a scambiare palla con Galmarini. Lo schema chiamato ai compagni di squadra è l'anticipo palloso di Massimiliano Ferraro, che va a commettere il suo secondo fallo personale, secondo fallo di squadra per Cesena.
esattamente a 7 minuti dalla fine del primo quarto. 10-3 il punteggio per Ordinuovi, che va subito alla rimessa con Galvarini a pescare le mani di Baraskin, lontanissimo dall'arco di 6,75, marcata a vista da Ferraro, zagravato di due falli. Turel prova a mettere il turbo, poi ottimo l'assist schiacciato per Galvarini, che dal gomito si alza ma sbaglia. Allora Raschi dall'altra parte a dettare i ritmi. Blandi per la Amadori Tigers, Cesena che muove palla ora con Raschi dall'altra parte del campo. Subito il post passo per Massimiliano Ferraro, 10 secondi per la conclusione di Anconera. Raschi si berna su di lui, 4-3, bisogna tirare, si inventa l'assist per Michael Sacchettini che tiene palla, si gira, tira e sbaglia, ma c'è l'extra possesso, c'è il fallo sul tentativo da tre punti di Massimiliano Ferraro. Viene sanzionato a Mirko Turel, primo fallo personale per il numero 10 Orzeano, e ci saranno tre tiri liberi per Massimiliano Ferraro. Ferraro assoluto protagonista in questo inizio di match, già tre punti, ora tre tiri liberi e due falli. Un dato, Cesena quando riesce a giocare nel pitturato crea sempre danni alla difesa di Ordinuovi. Nel frattempo Ferraro ha realizzato il primo tiro libero. Dentro anche il secondo per il numero uno in maglia Amadori, che avrà il terzo tentativo. Cesena che è stata particolarmente imprecisa al tiro libero in gara 3 e inizia con un percorso netto con Massimiliano Ferraro, che porta Cesena sotto di 4 su 10-6. Galvarini, spazio, ti resegna il numero 12 in maglia Ordinuovi, 12-6 più 6 per la formazione targata Agri Bertocchi. Raschi a muovere palla per Sacchettini, quindi Daniele prova ad accelerare e regolare la stoppata, e allora può correre in transizione Ordinuovi. Si bene, lascia palla per Tassinari, passaggio in angolo, palla ancora fuori per il numero 0 Orzeano, da casa sua la bomba di Tassinari, mamma mia, 15-6. Ed è inevitabile il time out per Coats di Lorenzo. Tutto pronto per riprendere il gioco dopo il time out chiesto da Coats di Lorenzo, con i suoi sotto di 9, 6-15. Cesena sera aveva provato a riportarsi sul meno 4, ma la fiammata di Ordinuovi, che colpisce bene da sotto ma soprattutto da fuori, ha ristabilito le distanze. Ma seguiamo ora l'attacco di Cesena con Daniello in punta a ceder palla a Sacchettini, palla ancora fuori per Raschi, il post basso, Sacchettini accoppiato con Siberna, si alza, sbaglia ancora, rimbalzo favorito di Andrea Raschi, poi viene toccata la palla da Daniello a Frassinetti. C'è la rimessa per Cesena. 10 secondi per chiudere l'azione per i ragazzi di coach Di Lorenzo. Seguiamo la rimessa in attacco dal lato corto di Andrea Raschi, che la effettua a beneficio di Michael Sacchettini, che esce molto alto, seguito da Galvarini. Daniello a sinistra per Massimiliano Ferraro, Andrea Raschi dall'angolo prova a prendersi il pitturato, l'assist sontuoso per Michael Sacchettini, che finalmente segna dal campo all'ultimo respiro. 8 per Cesena sotto di 7, e ora in difesa con Galvarini che prova a partire dal palleggio ma è ben difeso da Michael Sacchettini. Baraskin dall'arco, palla fuori per Siberna che si avvicina, tira e sbaglia, cortissima la conclusione del numero 5 Orzeano, rimessa dal fondo per Cesena. 4-43 al termine del primo quarto, 8-15. Cesena può breccare l'avversario con Raschi a superare la linea di metà campo davanti alla marcatura di Siberna, nel blocco di Michael Sacchettini, piccherò che non si può chiudere, ben difeso da Siberna, da Galvarini, palla fuori allora per Daniello che dà la punta, va a destra per Raschi, nel blocco di Sacchettini, si propone il piccherò che non si può chiudere, da tre punti Matteo Frassinetti, meno 4 Cesena. Matteo Frassinetti ha infiammato il Cari Sport. L'accelerazione intanto di Tassinari, fuori per Galvarini che sbaglia, il rimbalzo di Andrea Raschi. 4-0 il parziale di Cesena, e può pliare la forbice la formazione allenata da coach di Lorenzo con Raschi che manovra il pallone.
si predispone per il blocco Ferraro, che poi riceve palla che arriva sotto per un raddoppiato Michael Sacchettini, che sbaglia il tap out di Ferraro, favorisce la transizione di Mirko Turel, che prova ad avventurarsi in area, poi setta un possesso importante alle Orti, che cambia intanto per Orti Nuovi. Scende Tassinari ed entra con la maglia bianco-blu, il numero 15 Bianchi. Ottime le ultime difese di Cesena, che ha impedito il tiro a conclusione nei primi secondi dell'azione di Orti Nuovi. Cesena deve fare faticare, conquistare ogni tiro d'Orti Nuovi. Raschi. Cerca e trova David Berkic, nemico pubblico numero uno per Orti Nuovi. È liberissimo Matto Frassinetti. È da due. Sono due i punti di Matteo Frassinetti. 13 a 15 il parziale, quindi qui al Chiari Sport, mentre viene fischiato il palo alla difesa cesenate. È pronto ad entrare Papa per i Tigers Amadori Cesena, anche De Fabritis. Sende Ferraro, autore sino a questo momento di una prestazione molto incisiva, 6 punti per lui. Sende anche Daniello ed entra con la maglia bianconera numero 8, Antonio il Conte De Fabritis. E qui Fulvio, l'intelligenza di coach Di Lorenzo, i calibri pesanti ora in campo sul 13 a 15. Di Lorenzo sta cercando di preservare anche fisicamente i propri giocatori, i propri ragazzi. Bianchi sotto per Varaschin, che apre per l'attacco di Giacomo Siberna, che si prende il fallo della difesa cesenata, fallo con di Berkic. David Berkic a commettere il suo primo fallo personale, e ci saranno 2 tiri liberi per il numero 12 orseano, con coach Salieri che risponde la mossa di coach Di Lorenzo, mettendo sul cubo dei cambi Tim Peri per dare riposo a Giacomo Siberna. Tim Peri al posto di Siberna, con Galmarini che va in lunetta per 2 personali a 3 minuti esatti dal primo riposo, con la sua squadra avanti ora di 3, 16 Orti Nuovi, 13 Tigers Cesena, qui al Chiari Sport, con Galmarini in lunetta per il secondo tiro libero. Va anche questo, e allora più nuovamente più 4 per Orti Nuovi. Raschi a superare la linea di metacampo, scortato da Francesco Papa, che si va ad appostare con il movimento subito dall'altra parte del campo. Francesco Papa dall'arco a servire David Berkic di fisico, raddoppiato, palla con l'assist per Papa che sbaglia, si va a prendere il rimbalzo ma gli sfugge la palla. Turel in contropiede, Turel riceve da Bianchi. Si deve ragionare, perché è rientrata nel frattempo la difesa di Cesena. C'è Frassinetti su Turel, che prova a contendergli il tiro da 3 punti. Il rimbalzo è di Francesco Papa. Giustamente Raschi non vuole il gioco in velocità. Assolutamente. Ottimo il metronomo Raschi. Berkic sempre mani addosso per il numero 33. Frassinetti sulla destra, c'è Turel su di lui, Frassinetti si alza, tira e sbaglia. Il rimbalzo di Francesco Papa, e l'ultimo tocco è orseano, rimessa dal lato corto di zona d'attacco per Cesena. Cambio per coach Di Lorenzo. Cambio anche per Salieri. Scende Raschi per i Tigers, entra Trapani, scende Turel, entra Siberna per Orti Nuovi. Il gioco riprenderà con la rimessa in gioco in attacco per i Tigers, palla alta per Francesco Papa. L'end-off per Emanuele Trapani, e a sinistra da Berkic spazio, David Berkic sbaglia ma il rimbalzo comodo è di Antonio De Fabritis. Si può tornare a giocare, schema a testa chiamato da Emanuele Trapani, che non accelera per andare in punta da Berkic. Il passaggio fuori per Frassinetti, che prova con l'alto basso, e poi c'è il fallo fischiato a Giacomo Siberna, ed è il terzo fallo di squadra per Orti Nuovi, con la panchina orseana che chiedeva l'infrazione di passi. Vabbè, licenza poetica, semplice rimessa in gioco in attacco per Cesena. Trapani, effetto la rimessa. Trapani, 5 secondi, l'infrazione, c'è il cambio rimessa. Infrazione di 5 secondi sulla rimessa di Emanuele Trapani.
buonissima la difesa di Orti Nuovi in questo frangente. Orti Nuovi che riparte con il palleggio pompato da Bianchi, cerca e trova un'ottima conclusione di Varaskin, che però sbaglia ma prende il tap out favorendo ancora l'azione di Bianchi. Non c'è fallo, Bianchi sotto, palla fuori, Varaskin da tre punti, sbaglia, il rimbalzo è strappato da Antonio De Fabritis che può correre, inferi su di noi. Buono assist per l'ottimo canestro di Matteo Frassinetti, e c'è per tre per il numero 10 in maglia amatori. Questa sera il Frasso appare ispirato per il numero 10 in maglia bianconera. Fallo la difesa, canestro buono, azione spettacolare in questo ribaltamento di fronte per i Tigers Amatori Cesena qui al Carisport sul 17-15. Frassi va in lunetta per il tiro libero supplementare a 1-17 dal primo riposo, mentre Cody Lorenzo manda nella panca dei campi Daniello con Frassinetti che deve effettuare il tiro libero supplementare dopo il fallo della difesa. E c'è il meno uno, e c'è il meno uno, Cesena con Cirandola di Chiambi dentro Daniello al posto di un Frassinetti che ha deciso il recupero di Cesena in questo primo quarto. C'è un parziale negli ultimi 5 minuti di 10-2 per i Tigers Amatori Cesena qui al Carisport. Amatori ora in difesa, Galmarini altissimo a scaricare, poi c'è il raddoppio di marcatura sul giocatore Orceano che va alla conclusione. Ottima la conclusione di Bianchi che ha trovato un buon canestro quasi allo scadere. Più 4 nuovamente per Orti Nuovi. Trapani per Daniello, cambio intanto pronto con Pipitone pronto a scendere in campo, ma palla intanto per Berkic, provato l'assist per Trapani che poi ha cercato anche l'assist per Francesco Pappa. Conciliamo l'arbitrale per assegnare la rimessa. No, non per la rimessa ma per chiamare l'infrazione di piede o no, perché se fosse stata infrazione di piede sarebbero stati 14 secondi, mentre così ne mancano solo 9, quindi non è stata decretata l'infrazione di piede ma la semplice deviazione di un giocatore della difesa orceana. 42 secondi al termine di un primo quarto in perfetto equilibrio che ha poi riassunto di tutta l'intera serie, con le Orti Nuovi a scappare e Cesena a cercare di recuperare. È sceso Frassinetti ed è rientrato nel match a Daniello. La rimessa di Emanuele Trapani per David Berkic, 7 secondi per la conclusione bianconera. Daniello si sposta sulla sinistra con il palleggio, si fa vedere se deblocchi Papa e poi sul tentativo di palla dentro, il fallo alla difesa in maglia blu e di Montanare. Mastroianni, primo fallo personale per lui. E si tira. Esaurito il bonus per Orti Nuovi, quindi si va in lunetta per la Amatori Cesena. Amatori Cesena che sono riusciti a rientrare in partita dopo un inizio terrificante. Ma seguiamo David Berkic in lunetta per due tiri liberi dopo il fallo del numero 11 in maglia bianco blu, Matteo Mastroianni. Va il primo tiro libero di David Berkic, è a 33 secondi e 5 decimi dal primo riposo. Cesena è a meno 2 con Berkic ancora in lunetta per un altro tiro libero, ma anche questo è ora solo meno 1 per gli Amatori Tigers Cesena qui al Carisport in gara 4 dei playoff. Scivola Timperi, palla fuori per Siberna che vuole andare a destra da Bianchi. Bianchi, non c'è fallo secondo l'arbitro di Antonio De Fabritis su Bianchi, e allora si prova a sfondare con Pipitone, non è trazione di passi, e allora l'ha recuperata però con David Berkic. Ultimi 8 secondi di primo quarto, De Fabritis accelera, accelera il fallo sul primo passo di Antonio Pipitone. De Fabritis, primo fallo personale per Pipitone, e ci saranno tiri liberi per Antonio De Fabritis a 5 secondi dalla fine del primo quarto e l'opportunità di passare in vantaggio per Cesena dalla linea della carità. Ed è la prima volta in questo match, scende con il numero 23 Timperi, rientra Tassinari per la formazione lombarda, è pronto a rientrare anche Raschi e a scendere
e Berkic per la Modori Tigers. Cesena con De Fabritis in lunetta per due tiri liberi con la sua squadra sotto di un punto. Va anche questo per De Fabritis e allora perfetta parità a quota 19. 13 a 4 ora il parziale per Cesena negli ultimi 5 minuti e qualche spicciolo di gioco del primo quarto qui al Carisport. 2 su 2 per De Fabritis che così allunga il parziale. Primo vantaggio per gli Amadori Tigers. Bianchi, 2 secondi per tirare da casa sua. Mastroianni non prende il ferro nemmeno, va a prendere la struttura del canestro. Termina il primo quarto qui al Carisport di Cesena. Avanti gli Amadori Tigers Cesena, 20 a 19 in un primo quarto equilibratissimo. Tutto pronto per il secondo quarto di gara 4 tra Amadori Tigers Cesena e Agri Bertocchi Orti Nuovi. La rimessa affidata alle mani del numero 3 agli Amadori, Andrea Daniello, che va a pescare quelle di Emanuele Trapani. Tassinari su di lui, Trapani prova ad accelerare ma c'è il lungo che si accoppia, poi ritornano le marcature adeguate. Palla fuori per Francesco Papa, non arriva l'end-off per Emanuele Trapani. Il fallo di Tassinari. Fallo di Tassinari che ha provato ad intervenire. Fulvio, un occhio alle statistiche nel frattempo del primo quarto. Cesena nel primo quarto ha tirato con 5 su 15 dal campo, Orti Nuovi con 6 su 15. Trapani, Siberna su di lui, Berkins sull'arco dei 6,75, c'è un mismatch nei confronti di Timperi, si avvicina il capitano, sbaglia il rimbalzo di Emanuele Trapani che viene toccato ma non c'è fallo, anzi sì, sanzionato. Cerchiamo di capire se l'arbitro al tavolo qui sotto la nostra postazione. Palla per Orti Nuovi, sembra di capire. Ora l'arbitro invita i due allenatori vicino a sé. C'è Salieri che sta chiedendo ovviamente lumi al direttore di gara, non è particolarmente convinto di ciò che gli è stato detto. La rimessa in gioco è ancora per Italia. Rimessa per Cesena con 11 secondi sul cronometro dei 24 con Daniello pronto a rimettere la palla in gioco per un David Berkis marcato ovviamente a vista da Pipitone, fuori per Daniello, 6 secondi per la conclusione bianconera. Daniello, l'assist per Berkic che fa saltare l'avversario e va a segnare il 22-19 per Cesena. Ancora una palla recuperata per Cesena sulla rimessa in gioco. Trapani, no, viene data l'infrazione di campo, quindi palla ancora per Orti Nuovi con Siberna pronto a rimettere la palla per Tassinari. C'è Trapani su di lui, il blocco predisposto da Pipitone ma non serve, palla ancora fuori, Timperi fuori per Siberna con la bomba che non arriva, a rimbalzo il fallo di David Berkic. Fallo di Berkic ed è il primo fallo di squadra per Cesena. No, no, il secondo Massimo, secondo fallo per Berkic. Lo toglie Di Lorenzo, rientra nella partita Michael Sacchettini. Pipitone sta ancora incidendo nell'economia di questa partita. Anche nell'economia di questa partita. Tassinari, Franco bollato da Emanuele Trapani. Prova a scambiar palla con Pipitone, l'end off del lungo per il numero 0 in maglia blu che prova a far vedere un contatto che non c'è. C'è invece il contatto falloso di Pipitone su Emanuele Trapani. Secondo fallo per Pipitone, blocco in movimento nettissimo, il blocco deve essere immobile, non ci deve essere nessun movimento di bacino e tantomeno allungarsi con le gambe. Ma seguiamo l'attacco dei Tigers. Daniello marcato da Siberna, cede le palle a Francesco Papa sulla destra per Emanuele Trapani, altro blocco di Pipitone. Trapani da tre punti, sbaglia il rimbalzo altissimo dell'ottimo Timperi che va a cedere palla poi a Tassinari, marcato e Franco bollato da Emanuele Trapani, prova a rifiatare Siberna. Un po' anche Orsi Nuovi.
palla sotto, ancora scontro Pipitone, Sacchettini, e arriva il tentativo da fuori con Mastroianni che sbaglia, il rimbalzo favorisce Cesena ed è Emanuele Trapani che avanza lungo l'out di destra per accentrarsi poi in punta e cedere palla nelle mani di Daniello, marcato da Siberna, il post basso di Papa, l'assist per Michael Sacchettini, e Cesena ha trovato la vena giusta, 24-19, deve ancora segnare Orti Nuovi. Tessera, un'altra palla rubata per Cesena che può correre, Trapani! Emanuele! Trapani! Time out per Orti Nuovi, 26-19, massimo vantaggio, più 7 Cesena, super break dei romagnoli. 6-0! Nei primi 2 minuti e 16 secondi del secondo quarto si esalta il tifo qui al Carisport, l'urlo del Carisport. Si ritorna in campo dopo il time out obbligato di coach Salieri, prova a spingere Timperi ma De Fabritis si francobolla, Siberna a sinistra per Tassinari, si predispone il blocco di Galmarini, Tassinari vuole entrare in palleggio, la marcatura è di Michael Sacchettini, il canestro ottimo è di Tassinari, 26-21. Seguiamo l'attacco dei Tigers impostato da Trapani che riceve ancora la palla da Andrea Daniello, c'è il blocco di Papa, Trapani lo prende, lo scarico per Papa che va col tiro da fuori e solo retina per Francesco Papa qui al Carisport. Morbidissima la conclusione del numero 7 in maglia Amadori, Cesena che ora si deve difendere dall'attacco di Tassinari che muove palla e prova ad andare a cercare il post basso di Galmarini, palla fuori, Siberna ora in possesso del Molten che viene ceduto in angolo, palla ancora fuori però per Siberna, l'accelerazione buona, la difesa di Michael Sacchettini, accelera Antonio De Fabritis che poi si ferma attendendo il movimento di Papa che prova a dare palla dentro, ancora Papa, Francesco Papa sbaglia, il rimbalzo premia Cesena. Stavano sprecando ancora una ghiotta opportunità i Tigers per allargare la forbice del proprio vantaggio, c'è un cambio, rientra Turella, sende Siberna per l'Orti Nuovi con la rimessa in gioco in attacco per i Tigers Amadori Cesena. Trapani dal lato corto in zona d'attacco, lunghissimo e altissimo il passaggio per Francesco Papa che poi va a tornare il pallone alla propria playmaker, l'accelerazione, palla fuori, De Fabritis si accentra, si alza e tira De Fabritis, Antonio! De Fabritis più 10 Cesena! È una bomba, più 10 per Cesena, continua il parziale terrificante, ancora la difesa di Cesena a lavorare duro, ma c'è il fallo attribuito a Francesco Papa, 31-21 il punteggio, 6-11 al riposo lungo con coach Di Lorenzo che nel frattempo si appresta ad effettuare una sostituzione, sende Trapani, rientra Raschi. Ora a guidare le operazioni in attacco saranno Raschi e De Fabritis perché Cesena è priva del suo play a titolare, semplice rimessa in gioco in attacco per Orti Nuovi. La palla per Mirko Turel che dalla lunetta non sa bene cosa farsene, allora fuori per Varaskin, in aiuto Tassinari, il blocco di Varaskin da casa sua, mamma mia ormai mette dentro anche questa. Tassinari, alla fine la rimessa è di Orti Nuovi, secondo l'arbitro l'ultimo a toccare è Andrea Raschi che non è molto d'accordo. Beh, ci stanno queste fischiate. Assolutamente sì Fulvio. Non stiamo a discutere su queste cose. Assolutamente. La rimessa subito flash e c'è il fallo di Andrea Raschi. Stanno fischiando ottimamente gli arbitri, un metro se non altro non altalenante. Questo dà anche la possibilità ai giocatori di adeguarsi
Galmarini dalla media, morbidissimo, ma il ferro gli disse male, poi si va a prendere il rimbalzo, ne va a commettere la palla in attacco su Francesco Papa. Attenzione, ancora attenzione. La possibilità di per Cesena di ampliare la forbice. Già al massimo vantaggio, più 10, 5-51 da giocare alla fine di un primo tempo, con l'inerzia tutta dalla parte di Cesena. Certamente, secondo fallo di Galmarini, e questo è un fallo importante, allunga la difesa a tutto campo coach Salieri nel tentativo di togliere lucidità agli attacchi di Cesena. Seguiamo questa rimessa in gioco dal lato corto in difesa per Cesena, lo scarico è per Papa e da Raschi a superare la linea di metà campo, raddoppiato in angolo, Raschi deve liberarsene e decide di andare da Antonio De Fabritis, ancora il numero 11 in maglia bianconera, il blocco di Michael Sacchettini, palla fuori per Daniello, 9 secondi per la conclusione di Cesena, Sacchettini troppo corta la sua conclusione, ottima la difesa sul lungo cesenate, Turenza dall'altra parte prova ad accelerare e a prendere in infilata Raschi, ma sbaglia la conclusione, Tazzinari prova a fare un pensierino alla tripla, ma è buona la difesa di fallo di Fabritis. De Fabritis che poi va a commettere fallo, esaurisce il bonus Cesena. Scende ed è il primo fallo personale per il numero 8 in maglia Amadori, che scende, un po' di riposo per lui, il 5 di coach di Lorenzo, e in campo Matteo Frassinetti che ha deciso il break del recupero nel corso del primo quarto. Tassinari alla rimessa per Orti Nuovi, va a trovare le mani di Mirko Turel, davanti a lui Daniello, il blocco di Galmarini, si prova ad aprire con un pick and roll ma è ottimamente difeso dalla formazione di coach di Lorenzo, Baraschin sbaglia il layup, Raschi a staccare ottimo la difesa di Papa, ottimo taglia fuori di Andrea Raschi, ed è Andrea Raschi proprio a gestire il pallone per Cesena, 4-53, ancora 31-21. Daniello, una serie di finte, si alza e tira ma sbaglia la misura, Baraschin prova a lanciare in qualche modo e ci riesce, Bianchi che apre per un tentativo di Tassinari ben difeso, allora Galmarini morbidissimo, mano morbidissima quella di Galmarini, 31-23, meno 8 per Cesena che attacca con Raschi. Erano tre minuti che Orti Nuovi non segnava. Daniello in punta per Michael Sacchettini, battezzato da Galmarini, si arriva in angolo per Frassinetti, palla sotto, triplicato Raschi che va poi a perdere palla, Bianchi lungo l'out di destra, il fallo di Michael Sacchettini, la panchina vuole il l'antisportivo che non c'è, cambio intanto per Cesena, 4-0-3 al termine di un primo tempo pirotecnico. Assolutamente, ma seguiamo i cambi, scendono Sacchettini e Papa, rientrano Ferraro e Berkic per Cesena a 4-0-3 dal riposo lungo con Orsi Nuovi che va in lunetta con il giocatore numero 15 Tommaso Bianchi, il capitano degli Orceani, in lunetta sulla 31-23 per gli Amadori Tigers Cesena qui a Cari Sport. Buono il primo tiro libero del numero 15 Orceano, 31-24, Ricuzza e Orsi Nuovi dalla linea del tiro libero, 2-2, 31-25, più 6 Cesena, palla in mano, 4-0-3 da giocare, Raschi, tanti minuti per lui in questo secondo quarto. Sì, deve giocare anche da play in quanto Berkic è fuori per Andrea Raschi. Andrea Raschi, 34-25. Attenzione a Tassinari. Ottima la risposta di Tassinari. Splendida partita qui al Cari Sport. Grandissima partita. 34-28. Si rispondono le due squadre dall'arco dei 6-75, ma ora la palla in mano ce l'ha Cesena con Andrea Raschi, il blocco di Berkis, il fallo fischiato alla difesa è Mirko Turel. Attenzione. L'autore del fallo è il secondo fallo personale, termina il bonus Orti Nuovi a 3-23 dalla fine del primo tempo. La rimessa in gioco si appresta ad effettuarla Andrea
D'Agnello per Raschi, ma in penetrazione lo scarico per Berchi che carica la Berta, non va la sua conclusione, il rimbalzo è di Orzinuovi che può ripartire con Bianchi. Tassinari muove il palleggio, Tassinari prova ad andare ad entrare nel pitturato, si alza, tira morbidissimo Tassinari. Time out per coach Di Lorenzo, 34-30 a 3-0-5 dalla fine del primo tempo, spettacolo qui al Chiarisport di Cesena. È un film già visto, con le squadre che vanno avanti a forza di break e contro break, incollate. 34-30, 3-0-4 dalla fine del... Guarda Raschi. Primo tempo, Raschi per... Ferraro. Ferraro, fuori per D'Agnello, sotto per David Berg, si alza, si gira, tira, sbaglia. Riparte Orzinuovi. Tassinari ancora, da tre punti, la bomba! Di Tassinari! Magic moment per il numero 0 in maglia Agri Bertocchi, 34-33. Ora il parziale è tutto per Orzinuovi che dal 31-21 si è portato sul 34-33. Sbaglia questa conclusione Tassinari, D'Agnello a lottare come un leone e a riconquistare palla per gli amatori Tigers. Cesena che riparte in attacco, e Raschi a dettare i ritmi per la formazione di Coach Lorenzo. A sinistra per Matteo Frassinetti, si butta nel traffico, sbaglia, il rimbalzo ancora suo, palla fuori, Raschi, Berkic si alza, tira, sbaglia David Berkic. Il rimbalzo favorisce Orzinuovi che può andare al tiro del sorpasso, Turel fuori per Varaskin, tutti i tiratori in campo per Orzinuovi, Turel a tre punti, l'errore, il rimbalzo è di un Frassinetti decisamente positivo questa sera. È volato Frassinetti, molto positivo, 8 punti nel primo quarto, già mi sembra questo il terzo rimbalzo, molto positivo Matteo Frassinetti. Raschi fuori per Frassinetti in angolo, è libero Andrea D'Agnello, sbaglia, si va a prendere il rimbalzo che poi alla fine arriva nelle mani di Berkic, ma poi schizza in quelle di Tassinari in velocità, lo scarico forse 3 secondi per Mirko Turel che va a realizzare il sorpasso a 1.14. 14-3 il parziale da 7.44 da metà del secondo Raschi, quarto, Raschi, Andrea Raschi a rispondere da sotto, riparte in attacco Bianchi, lo scarico per Varaskin, palla alta per Turel, il blocco di Galmarini, la penetrazione di Turel, lo segue e lo marca bene Frassinetti, lo scarico per Bianchi, il raddoppio, Galmarini va al tiro e brucia la retina qui al Carisport, riportando Orzinuovi avanti di uno. Gara spettacolare qui al Carisport di Cesena, gara 4 dei playoff. L'attacco ora dei Tigers, Raschi, Berkic, lo segue in marcatura alta Galmarini, Raschi prende il blocco di Berkic, il taglio di Frassinetti, lo scarico per D'Agnello, D'Agnello, Andrea D'Agnello, time out qui al Carisport a 13 secondi e 6 decimi dal riposo lungo sul 38 Amadori Tigers Cesena, 37 Agri Bertocchi Orzinuovi. Ultimi 13 secondi di primo tempo qui al Carisport con la palla rimessa in gioco da Giacomo Siberna, rientrato in campo per quest'ultimo scampolo di primo tempo, Bianchi a gestire la palla con il palleggio davanti alla marcatura di Antonio De Fabritis, ancora Bianchi, palla fuori per Turel, la bomba è che corta, è cortissima, Ferraro. Favorisce il recupero di Ferraro e termina qui il primo tempo sul 38-37 per la Amadori Tigers Cesena. Lo ricordiamo, siamo in gara 4, se Cesena vince si va a gara 5, diversamente Orzinuovi e a Montecatini, a più tardi. Il secondo tempo, lo ricordiamo, 2-1 la serie per Orzinuovi che vincendo andrebbe a Montecatini, viceversa servirà gara 5 a Orzinuovi sabato prossimo. Tutto pronto con la rimessa di Timperi per Tassinari, marcato da Emanuele Trapani,
sostiene in campo con Trapani. David Berkes che intanto prova a difendere su Galmarini, che riesce a trovare il fondo della retina per il punto numero Galmarini è stato a realizzare questo canestro per Orti Nuovi. Cesena in avanti adesso con Berkes e la palla che viene intercettata dal passaggio di Antonio De Fabritis. 9.33 al termine del terzo quarto, 10 secondi. Trapani con la rimessa dall'alto corto di zona d'attacco, Frassinetti sulla palla di Fabritis in punta, marcata da Varaschini nel blocco di David Berkes. Può provare a prendersi la difesa, ma si va fuori in allontanamento, sbaglia David Berkes. C'è il fallo. Fischiata l'infrazione di 24 secondi per la conclusione di Cesena. Scusate, infrazione di 24 secondi, rimesso in gioco allora per l'Agri Bertocchi Orti Nuovi, che è nuovamente a +1 qui al Carisport, 9.23 dal riposo del terzo quarto. Cesena ha già ciccato un paio di occasioni in attacco. Il gioco è ancora fermo, c'è un problema al cronometro dei 24 secondi e al cronometro sotto di fronte alla panchina di Orti Nuovi, lato nord del Carisport. Problema al cronometro dei 24. 24 secondi posto sotto la curva Cesenate. Canestro dove attacca Orti Nuovi. Non si può ancora partire. 9.23. E viene dato time out. Il minuto di sospensione. Con la necessità di sistemare il cronometro. Noi ecco, è ripartito, l'hanno rimesso a posto. Era semplicemente saltato un collegamento dal pozzetto dove contiene tutti i cavi e le prese dell'impianto elettrico qui del Carisport, che riguarda il timing. Cesena in campo con Trapani, Frassinetti, Papa, De Fabritis e David Berkes. Orti Nuovi con Timperi, Tassinari, Sibern, Varaschin, e Galmarini. Si è spento ancora il cronometro dei 24 secondi. Viene dato l'ok dal tavolo, si può partire. Tutto regolare. Tutto a posto. Tassinari, l'uomo del primo tempo. Per Timperi, a destra per Sibern, fare addosso di Frassinetti. Galmarini non riesce per la seconda volta a bucare la difesa di David Berkes. La recupera Cesena, Strappari. Palpo spasso con Francesco Pappa, Varaschine su di lui, palla fuori per Frassinetti, si alza Gallezza, Matteo Frassinetti sbaglia il rimbalzo comodo, di Pappa, fuori la palla per Trapani, che prova a lavorare sul blocco di David Berkes, Trapani fuori, appostato, Francesco Pappa sbaglia il rimbalzo, è di Timperi che può dare palla a Tassinari e prova a giocare razionato Orti Nuovi. Timperi davanti alla marcatura di De Fabritis, fuori per Siberna, quindi Galmarini lontano da canestro. Tassinari accelera, buono l'assist per Galmarini! Altri due punti per il numero 12, l'Imaglia Agri Bertocchi, 38-41. Il punteggio qui alla Carisport per gli orzeani. Papa sotto, il colpasso di David Berkes era doppiato, palla fuori per Francesco Papa. Agilissima la difesa di Orti Nuovi, molto mobile. Berkes in fondo, David Berkes, 2 punti del capitano in maglia Amadori, 40-41, 7.53 al termine del terzo quarto. Timperi, sono i primi due punti questi per Cesena nel terzo quarto. Tassinari si prende il pitturato, palla fuori per Varaschini, è un tiratore, ma il ferro gli dice malissimo, in e out. Trapani allora di passare la tele per Cesena, si prova ad andare a prendere il fallo e va a Gezze a perdere palla. Ha provato Trapani a fare vedere un fallo, buona la difesa invece
di Timperi, palla persa per Cesena, ma si riprende subito a giocare. 40-41 per Ordinuovi, palla in mano gestita da Tassinari. Galmarini dal gol, ha vinto! Non sbaglia niente Galmarini! 40-43! Impressionante Galmarini in questo inizio di ripresa, già 3 su 3 per lui in faccia a Berkic. Seguiamo De Fabritis in penetrazione, lo scarico per Papa, azione con punti d'attacco per i Tigers, palata per Frassinetti, la penetrazione, forse c'è un fallo, gli arbitri lo fischiano, il fallo penso sia o di Galmarini o di Tassinari, se ne accusa Tassinari a 6.59. Si va in lunetta per Cesena. Terzo fallo per Galmarini, che scende, risale nella partita con il numero 19 in maglia bianco-blu Pipitone, mentre Frassinetti è in lunetta per 2 tiri liberi con la sua squadra sotto di 3 punti. Va il primo personale di Matteo Frassinetti, 6.59 al riposo del terzo quarto, 43 Ordinuovi, 42 Amadori Tiger Cesena qui al Carisport in questo quarto quarto, in questa quarta partita dei playoff. Timperi in accelerazione, torna indietro, scaglia palla con Baraschini che si apposta, non bisogna lasciare spazio a Baraschini che però sbaglia, alla fine il ribalto premia Cesena, scusa la palla a Pipitone, il contropiede romagnolo viene fermato da Giacomo Siberna. Siberna, 6 minuti e 40 secondi al termine del terzo quarto, 42 Cesena, 43 Ordinuovi. Splendida partita qui alla Carisport, in mezzo dal lato corto del zona d'attacco per Trapani che trova le mani di Frassinetti che c'è shoot, mamma mia! Mamma mia! Nuovo vantaggio Cesena! Cosa ha fatto Frassinetti? Più uno nuovamente per gli Amadori Tigers, Cesena qui al Carisport. Tassinari quindi in Pipitone, lontanissimo da canestro, Timperi sulla destra, cede palla ancora alle playmaker Orseano, quindi ancora Timperi che prova ad accelerare ma va a commettere infrazione di passi, palla persa per Ordinuovi. Rimessa Amadori Tigers Cesena. Rimessa per Cesena con De Fabritis e Trapani a scambiarsi qualche consiglio. 6-17 al termine del terzo quarto, Emanuele Trapani avanza lungo l'auto di sinistra marcato da Tassinari, poi palla fuori per Frassinetti che bene serve Trapani, l'assist, oh mamma mia, esplode il Carisport di Cesena, ottima azione in velocità di Cesena, poi Papa prova a rubare palla, non si riesce, Baraschin può gestire il Bolten per Ordinuovi, quindi Tassinari, ottima la marcatura su di lui di Emanuele Trapani, Tassinari, palletto dietro la schiena, si alza e tira, Tassinari sbaglia, cade a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, rimbalzo di Francesco Papa che va a cedere in palla nelle mani di De Fabritis, quindi Emanuele Trapani, palletto mancino per il numero 4 di Pagliamatori che cede palla poi al capitano De Vinberg che sparca tutta Pipitone, del top per Antonio De Fabritis, si berna su di lui, De Fabritis si alza, è un delirio! 43 Cesena, più 6 Amadori, time out Ordinuovi. Pronto per riprendere il gioco dopo il time out chiesto da coach Salieri, che deve fermare il contro break Amadori
firmato dalla bomba di Antonio De Fabritis a segnare il 49-43 a 5-19 dalla fine del terzo quarto. Cesena in campo con Trapani, Papa, De Fabritis, Frassinetti e David Perkins, Pippitoni, Turel, attenzione a Turel, Sassinari, Bianchi e Timperi per Coach Salieri in campo in questo momento. La rimessa di Timperi per Bianchi in cabina di regia. Batteria di piccoli sul campo per Coach Salieri, che evidentemente se la vuole giocare in velocità. Palla che arriva da Turel, ben marcato da Frassinetti. Buono l'assist per Timperi, buona però anche la difesa di Cesena, e alla fine viene sanzionato il fallo Pipitone, in attacco. Fallo Pipitone, attenzione anche per Pipitone, dovrebbe essere il terzo fallo. Terzo fallo confermato per Pipitone, perché entrambi i lunghi di Coach Salieri sono gravati di tre falli e siamo solo a metà del terzo quarto. E qui tutta l'esperienza di David Berkic a farci valere nella lotta sotto le plance nei confronti di Pipitone. Trapani avanza lungo l'out di sinistra, Trapani si ferma, prova a dare palla al compasso di Francesco Papa, Turel su di lui, anzi no, l'errore di Francesco Papa, raddoppiato, palla fuori, Trapani non si prende la tripla, David Berkic sì, David Berkic la sbaglia, ancora Papa, il tap out, Frassinetti la tiene in campo, non c'è fallo e alla fine grandissima l'invenzione di Antonio De Fabritis, che prima di mettere piede fuori è riuscito a scaraventare la palla sulla mano di un avversario. Rimessa a Cesena, 12 secondi per la conclusione bianconera, 49-43 per i padroni di casa, che devono vincere per portare la serie a gara 5. Assolutamente, ma seguiamo questo attacco di Cesena che è a più 6. Trapani a sinistra per David Berkic, non muove il palleggio, David Berkic con paura col palleggio mancino, prova ad avvicinarsi, no, prova a muovere il piede perno, non riesce a trovare il fondo della retina. Anche in questa occasione il capitano bianconero, la panchina di Ordinovi vuole il palo di Trapani su Tassinari, ma la palla viene fatta a giocare, 15 secondi per la conclusione orseana, dal gomito Bianchi si ferma, poi tira e segna il numero 15 in maglia blu, 49-45. Bravo Bianchi, 4 per Cesena. Bravo Bianchi a fintare il passaggio, poi a tirare nel vivo dell'area. Ma seguiamo l'attacco degli Amadori Tigers. Papa, con Papa sotto per David Berkic, in due su di lui, Trapani in accelerazione, fallo. Primo passo di Emanuele Trapani, fallo di Timperi se non sbaglio, cioè Marco Timperi, doppia sostituzione per Cosi Lorenzo, rientrano Daniello e Sacchettini, scendono Berkic e Frassinetti. Evidentemente Di Lorenzo vuole preservare fresco, il più fresco possibile, Matteo Frassinetti, che sino a questo momento ha disputato una grandissima partita e ha risolto diverse volte, ha tolto le castagne dal fuoco diverse volte in attacco, Frassinetti per la formazione di Cosi Lorenzo. Sacchettini in punta per Andrea Daniello, che non mette giù il palleggio per andare da De Fabritis, non è buono il tiro, è diventato il fallo di Timperi, a Timperi, blocco irregolare. Beh, non c'è che dire, gli arbitri stasera a Puglio fischiano di sicuro. Ma guarda che i blocchi vanno portati solo ed una sola maniera. Se qualcuno concede il movimento sono licenze poetiche, diciamo così. Trapani, dopo aver ricevuto da Papa, fuori per Antonio De Fabritis, che aveva messo una tripla spettacolare. Anche Sacchettini dal palleggio fuori per Francesco Papa, il ferro gli disse no, il rimbalzo porta la firma di Michael Sacchettini, e Antonio De Fabritis in cabina di regia può impostare l'azione, forse fallo su Defa, farà fuori per Trapani, 4 secondi, Emanuele Trapani non trova il canestro, può correre Ordinuovi, può correre Turel per Ordinuovi, non c'è fallo e arriva adesso, due tiri liberi su Timperi, il fallo speso bene da Daniello, primo fallo personale per il numero 3 in maglia Amadori, tiri liberi per Timperi, con Daniello che poi molto sportivamente va a scambiare un gesto d'intesa con Timperi. I due si conoscono, evidentemente si rispettano, girando la di cambi
No, essendo solo Trapani per Cesena, rientra nel match Andrea Raschi con Timperi che a 3-0-8 dal terzo riposo va in lunetta per due tiri liberi. Buono il primo, e allora 49 Cesena, 46 Orzinuovi, con Timperi ancora in lunetta per il secondo personale a 3-0-8 dal termine del terzo quarto. Orzinuovi ha già esaurito il bonus. C'è un fallo di Pipitone. L'arbitro chiama Papa e Pipitone. No, non viene attribuito il fallo, ha richiamato semplicemente Papa e Pipitone invitandoli ad un comportamento meno rissoso, diciamo così. Daniello, mentre Orzinuovi ha terminato il bonus, Raschi scortato da Papa e Sacchettini dall'altra parte del campo. Palla fuori per Antonio De Fabrizio, si blocca di Sacchettini, c'è spazio, Antonio De Fabrizio si sbaglia, il rimbalzo di Bianchi e c'è l'impressione di passi del numero 15 Orseano. 2.52 al termine di un terzo quarto che non si discosta dall'equilibrio di un'intera serie. Qui alla Carisport, Cesena avanti 49-47, ora però Cesena dovrebbe puntare l'area visto che Orzinuovi ha esaurito il bonus e in 2 minuti e 52 andare a trovare fortuna anche da sotto canestro, mentre qui a Cesena si aspettano ancora i canestri importanti di David Perkins. Cesena ha avuto una fiammata, poi adesso sta facendo fatica a trovare la via del canestro, la via di un tiro buono in attacco. Daniello in qualche modo tiene la maniglia, buono l'assist per Michael Sacchettini che si gira e segna Michael Sacchettini, un canestro incredibile, bellissimi i due punti del numero 18 in maglia Amadori. Era stato raddoppiato Sacchettini, è andato verso la linea di fondo ed ha fatto secca la difesa di Orzinuovi. Tassinari in fuori per Bianchi, ancora Tassinari, scivola a spostarsi sull'arco, ma è buona la guardia su di lui di Antonio De Fabrizio, spostato, gli spara in faccia, sbaglia il rimbalzo di Francesco Papa, può breccare Cesena con Andrea Raschi a dettare i ritmi. Per la formazione arrivata dal coach di Lorenzo davanti alla marcatura di Bianchi, ferma il pallietto, palla sotto per Francesco Papa. Papa, buona la difesa di Timperi, buono anche l'assist per Maico Sacchettini, buona furia Maico Sacchettini, passi. Che va giustamente però, come viene sanzionato dall'arbitro, a commettere i fratelli di passi in cambio, per Orzinuovi. Sende Pipitone per Orzinuovi, rientra nel match con il numero 8 bianco-blu, Varaskin. I Tigers stanno giocando senza play. Timperi si butta nel traffico, poi fuori la bomba di Bianchi che non va a segno, il rimbalzo di Papa. Papa, percentuali bassissime per entrambe le formazioni in questo momento del match. Raschi a tentare i ritmi per la formazione di Gozza di Lorenzo, palla fuori ancora per Antonio De Fabrizis. Daniello, Tassinari su di lui, scambia palla, si vuole prendere la tripla, poi si ripensa e allora si va sotto da Michael Sacchettini che si alza, si gira, tira! Cosa ha fatto Sacchettini? È importante la sua prestazione nell'economia di questa partita. Nuovamente più 6 per Cesena, ora in difesa, ma seguiamo Turel, lo scarico per il solito Tassinari, pericolo pubblico numero 1. Ancora Tassinari, vedersela con De Fabrizis, per poco non ruba palla, c'è un tiraccio, il rimbalzo di Michael Sacchettini, mamma mia che brividi! Nel segno di Michael Sacchettini questa parte della partita, bellissima questa partita, trova un protagonista in ogni momento, mentre viene fischiato ancora qualcosa al cronometro, si è fermato, è rimasto a zero il cronometro dove attacca 24 Cesena. Secondi. Sarà il caldo a generare questi problemi, mettiamola sul comico. 53-47 per i Tigers qui al Carisport, 41 secondi esatti al termine del terzo quarto con Cesena, ripeto, avanti di 6 punti, gioco fermo per problemi al cronometro dei 24 secondi. Beh, diciamo così, una pausa che rinfranca sicuramente i giocatori
alla quinta partita in 10 giorni, qualcosa di simile, Fulvio. Esattamente. È pronto a giocarsi proprio questa sera la Prodo a Monte Cattini. Seguiamo gli ultimi 41 secondi di terzo quarto. Gol De Fabritis che si fa rubare palla da Timperi. Non c'è fallo. Vediamo. Che viene, arriva dopo il fallo di Daniello. Forse c'era un fallo anche in precedenza sul giocatore di Orsi Nuovi. 35 secondi al termine del terzo quarto. Rimessa a Orsi Nuovi. Secondo fallo di squadra per Cesena. E la rimessa che viene affidata a Tassinari. Sì, sì, Tassinari, ancora 22 secondi per chiudere l'azione per Orsi Nuovi, 35 secondi e un decimo alla chiusura del terzo quarto. Mi viene da dire ben speso il fallo di Andrea Daniello. Condivido pienamente Tassinari il tuo parere. Per Bianchi, Raschi su di lui, il blocco di Varaschin, fa fuori per Timperi che va a perdere palla, la recupera Daniello, c'è Papa appostato e vola l'assist, Francesco Papa, più uno Cesena. 18 secondi di terzo quarto che ha visto ancora una volta sprintare Cesena. Bianchi in angolo per Tassinari, bisogna difendere forte sul numero 0 in maglia blu, sbaglia la conclusione, 2 secondi, 1 secondo, Francesco Papa corto e termina qui un terzo quarto fantastico, pericolo di Cesenati, qualcosa da rivedere per la formazione arrivata da coach Salieri, con Tassinari che ha qualcosa da dire all'arbitro. Noi ci risentiamo fra pochissimo. Sono 12 punti di Matteo Frassinetti, sono 15 quelli di Tassinari, 14 quelli di Galmarini che torna in campo, gravato di 3 falli, lo ricordiamo. Sono salite le percentuali al tiro di Cesena in questo terzo quarto, 20 su 49 fino a questo momento dal campo per i giocatori di Coach di Lorenzo contro il 17 su 44 per Orsi Nuovi. Raschi va a sbagliare, il tap out favorisce la scorribanda di Orsi Nuovi con Timperi che prova a dribblare Francesco Papa, gli arriva un colpo al volto, al collo, non l'abbiamo ben capito. Viene fermato il gioco con Coach di Lorenzo che ha qualcosa da dire all'arbitro. Voleva forse il palo in attacco l'allenatore di Cesena, che poi va a chiarirsi con il direttore di gara. Rientra Tassinari per Orsi Nuovi. Vediamo chi sarà a scendere. Chiesto anche il cambio forse per Papa, vediamo. E si riprende con la rimessa di Cesena. Papa rimane in campo. E 20 secondi sul cronometro. Scende Turrell. Romagnola. Scende Turrell per Orsi Nuovi, rientra a Tassinari. Daniello per Antonio De Fabritis. Passaggio all'altezza del cerchio di centrocampo per Raschi, quindi Daniello. Papa va da sinistra per il numero 11 maglia Amadori, si perde in marcatura su Papa, Raschi gli cede la palla, in ritardo il close out, non c'è fallo, si prende il tiro, sbaglia, ma scadono i 24 secondi per Cesena. Rimessa per la Agri Bertocchi, 9-19 al termine del match. Pronto un cambio, ma seguiamo l'attacco di Orsi Nuovi, lo scarico di Galmarini per Bianchi, Siberna è beccato nel colorato, Daniello su di lui, Siberna sbaglia, rimbalzo di Raschi, ripartono i Tigers con Raschi a dettare i ritmi, in attacco per la formazione di Codi Lorenzo, palla per Francesco Papa, c'è il fallo, c'è il canestro, c'è il fallo,
Forza Rispoli! Per gli Amadori Tigers Cesena, c'è il canestro di Francesco Papa, il fallo di Siburn che ha una bella gatta da pelare Foglio nel tentativo di tenere un Francesco Papa volitivo come quello di quest'ultimo quarto. Tenere Papa oggi, tra l'altro abbastanza imbufalito, sarà duro, almeno quello che ci auguriamo noi, ma sarà comunque una bella lotta all'interno della matchup. Ma seguiamo Papa in lunetta per il tiro libero supplementare che realizza massimo vantaggio Cesena più 11 per i padroni di casa. Galmarini a destra per Tassinari, in punta per Bianchi, ancora Galmarini, buona la difesa sul numero 0 che prova ad alzare la parabola. Mamma mia Tassinari, cosa ha fatto il giocatore Fulvio, cosa ha fatto Tassinari, immarcabile, grande giocatore. Raschi continua a lavorare il palleggio, va a cedere palla a Matteo Frassinetti. Daniello vuole andare fino in fondo, sbaglia il rimbalzo di Timperi che può provare ad accelerare, ma è buona la difesa sulla transizione avversaria per Cesena. Bianchi mette sul palleggio, arriva e sbaglia. Sacchettini il rimbalzo preziosissimo di Michael Sacchettini che cede palla ad Andrea Raschi, non c'è palla, non c'è niente, scivolato Bianchi, ancora Andrea Raschi, vuole tirare negli ultimi secondi dell'azione Cesena in questo frangente di Metz. Buona il recupero di Timperi che va a schiacciare per l'esultanza del team forzeano. Time out per coach di Lorenzo. Pronti a riprendere dopo il 4-0 di parziale ancora aperto di Orti Nuovi, che ha rimandato gli ospiti sotto di 7 dopo il meno 11 segnato dagli Amadori Tigers Cesena, che muovono palla ora con Ferraro per Andrea Raschi. Raschi, buona l'apertura per Daniello, palla sotto per Michael Sacchettini, bene difesa, raddoppiato Michael, due punti di Michael Sacchettini. Mamma mia che brividi, più 9 Cesena nel segno di Michael Sacchettini nel secondo tempo degli Amadori Tigers Cesena. Sacchettini aveva perso la maniglia della palla, poi è riuscito a recuperarlo dalla spazzatura e a realizzare questo canestro, mentre viene fischiato un fallo alla difesa Tigers, fallo di Raschi, no, Ferraro, secondo fallo per Ferraro. Galmarini, Tassinari, Turello, scarico per Siburn. Galmarini si è servito ora dentro il pitturato, recupera palla con una buona difesa la squadra di Cesena, grazie ancora Michael Sacchettini. Raschi, ancora lui a governare la sfera, Timperi non riesce nel recupero che gli era riuscito poco fa, ma riesce a mettere il granello di sabbia nell'attacco cesenate e poi va a depositare altri ottimi due punti. È cresciuto Timperi in difesa ed è pronto Antonio De Fabrizi sul cubo dei cambi per Cesena. 6-0, 5-3, 6-32 al termine del match. Frassinetti in punta per Andrea Raschi, deve rallentare in più Cesena. Turella è sul numero 11, ma gli Amadori cambiano le marcature. Palla per 4 Daniello. Secondi. Daniello lascia sul posto Turella che gli va a commettere il fallo sul primo passo per il numero 10 in maglia Agri Bertocchi. Si tratta del terzo fallo personale. Cambio intanto, scende Raschi dentro Antonio De Fabrizis. E sarà ora il numero 8 in maglia bianconera a pompare la palla in attacco per gli Amadori Tigers Cesena. Ma seguiamo questa rimessa in gioco in attacco a 6-18 dal termine con i Tigers avanti di 7, 60 Amadori Tigers Cesena 53, Agri Bertocchi Orti Nuovi. Un altro cambio, sende Michael Sacchettini, autore di una grande prestazione fino a questo momento, rientra nel match David Bertocchi. Accolto dagli applausi del pubblico cesenate e dai complimenti, prendiamo per un eufemismo del pubblico cesenate. Prendiamo anche quelli! Sempre
a depositare due punti sontuosi per il 6-2-5-3 più 9 Cesena. Seguiamo l'attacco di Ordinovi, ancora Tassinari ad andare ad una conclusione incredibile, a picciolare tutta la difesa dei Tigers. Incredibile Tassinari qui a Carsi Sport. De Fabritis, il blocco di Berkic. Ancora De Fabritis per Berkic. Si avvicina a canestro, a sinistra Galmarini. Berkic, la stoppata di Siberna, riparte con Timperi. Sbaglia Timperi, ma c'è il fallo di Andrea Daniello. Quarto fallo per lui, saranno due tiri liberi per il giocatore il numero in maglia bianco-blu, numero 23 Timperi, sulla 62 Amadori Tigers, Cesena 55, Agri Bertocchia 5:30 dal termine. Sbaglia il primo tiro libero Timperi. Partita ancora lunghissima, 6-2-5-5 più 7 per Cesena, e salgono i fischi delle Cari Sport, il rimbalzo di Galmarini, l'antisportivo di David Berkic, che ha voluto mandare, secondo me Fulvio, un segnale netto e chiaro. Sì, però ha voluto mandare un segnale pesante, ha voluto dire di qui non passi amico mio, costi quel che costi, però stiamo pagando un dazio troppo elevato. Ora si scatenano i tifosi di Ordinuovi benedicendo David Berkic, il numero 33 in maglia bianconera, autore di questo fallo. Galmarini, sta piovendo acqua e di tutto dagli sportivissimi tifosi di Ordinuovi. Complimenti ancora Galmarini, lunetta per il secondo tiro libero, va anche questo. E allora 62-62 Cesena, 57-57 Ordinuovi, 5:28 al termine di una partita che si sta facendo incandescente. Riparte in attacco Ordinuovi, Tassinari il solito, il blocco di Galmarini, lo scarico per Siberna, Turel a su di sé, Tassinari incespica, Turel riesce comunque a mantenere il possesso della sfera, la stoppata, vediamo, 24 secondi, rimesse Cesena che nel momento più difficile ha trovato una buona difesa. Ora sarà importante l'attacco di Cesena, 5-12 dal termine, con i bianconeri avanti di 5. De Fabritis, Daniello, Frassinetti, e Cesulio Pallezzo gli viene c'è il fallo, c'è il fallo da Turel, ma c'è il fallo del numero 10 in maglia Ordinuovi. 4:58 al termine del match. La difesa, mentre stiamo cercando di asciugare la nostra postazione, questo è dovuto alla grande civiltà dei tifosi di Ordinuovi che ci hanno tirato di tutto. Ferraro, end-off per Antonio De Fabritis. Frassinetti da tre punti, mamma mia! Frassinetti! 6-4, 6-5, 5-7, la bomba pesantissima del numero 10 in maglia Amadori. Frassinetti fotonico questa sera, ma vediamo Tassinari, l'altro fotonico, lo scarico per Timperi che va da tre, sbaglia e rimbalza ancora Di Matteo. Frassinetti qui al Cari Sport, più 8, 4:26 al termine, gara 4 di finale dei playoff. Daniello a destra per Matteo Frassinetti, Turel su di lui, problemi di falli, accelera, buono lo scarico per Ferraro che però non riesce a governare la palla, contropiede, Timperi va a segnare, non c'è fallo secondo l'arbitro. Berkic per De Fabritis, 6-5, 5-9 più 6 per Cesena. Pronto ad entrare Papa in cabina di regia. Frassinetti, Turel in marcatura su Frassinetti ad andare a sistematicamente in anticipo. Ancora palla Ferraro, entra dentro Frassinetti, fino in fondo, sono due punti, ancora il Cari Sport in personale, Berkic antisportivo a Berkic, ha dato una gomitata a Galmarini. Espulso David Berkic, doppio antisportivo.
Espulso David Berkic sul 5-9-6-7, più 8 per Cesena, che ora dovrà ristudiare un attimo l'assetto in questi ultimi 3 minuti e 44 secondi che separano Orzinuovi da Montecatini o Cesena da gara 5. Esattamente, ma c'è il time out. Calmarini in lunetta per effetto del doppio antisportivo combinato a David Berkic, espulso fuori dal Metz. Si alzano i decibel del Carisport, a segno Calmarini che non trema. Cesena giocherà i minuti finali col quintetto da corsa con Papa numero 5 e tre piccoli. 2-2 per Calmarini, possesso Orzinuovi. Tassinari alla rimessa per Giacomo Sivernanzino, si va da Timperi che ha messo un segno importante nell'ultimo quarto di Orzinuovi. Calmarini, 4 punti di fila per Calmarini, meno 4 Orzinuovi. Antonio De Fabriti smarcato da Timperi, il blocco di Francesco Papa, si va in punta ad Andrea Daniello, davanti a lui Tassinari a sinistra per Matteo Frassinetti, si prende la linea di fondo, non c'è il canestro ma c'è il fallo della difesa, ci saranno due tiri liberi per il numero 10 in maglia Tigers, autore fino a questo momento. Adesso sono fondamentali questi due tiri liberi. Con Cesena avanti di 4 da più 8 più 4 a 3, 18 dal termine. Dentro con tantissima fortuna il primo tiro libero di Matteo Frassinetti. 2-2. 6-9-6-3. Più 6 Cesena, che ora deve difendere come ha dimostrato di saper fare per l'intera stagione con Papa su Calmarini. Buono l'assist per Timperi, giusto il fallo di Andrea Daniello, è arrivato un po' in ritardo in marcatura su Timperi, che è veramente il rebus da risolvere per il corso di Lorenzo. Sì, non si... ora Orzinuovi ha la possibilità di recuperare a cronometro fermo, questo lo dobbiamo assolutamente evitare, e poi non bisogna concedere ad Orzinuovi tiri rapidi nei primi secondi. Ma seguiamo Timperi in lunetta, 3-0-6 dal termine, con la sua squadra sotto di 6 a realizzare il primo personale dopo il fallo di Daniello. Per Daniello è solo il secondo fallo, ancora Timperi in lunetta per il secondo personale. Sbaglia il secondo, il rimbalzo di Daniello che cede palla ad Antonio De Fabritis. Ora ci vuole tantissima lucidità. 6-9-6-4 Cesena, De Fabritis. Timperi è una furia su di lui. Papa tira fuori la palla dalla spazzatura, arriva fino in fondo. Calmarini gli urla in faccia dopo la stoppata e la recupera Orzinuovi con Tassinari a superare la linea di metà campo davanti alla marcatura di Daniello. Turel ancora per il playmaker Orzeano, lontano dalla palla, forse il fallo di Ferraro. No, è a Papa. Fallo di Papa. Ci saranno tiri liberi per Calmarini. Terzo fallo per Papa, ma la cosa è poca importanza. Scende Ferraro nel quintetto di Lorenzo, rientra Michael Sacchettini. Calmarini in lunetta per due tiri liberi. Calmarini fino a questo momento infallibile. Orzinuovi è sotto. L'impressione, Fulvio, è che l'espulsione di David Berkic abbia un po' minato gli equilibri di Cesena. Certamente, soprattutto dal punto di vista della testa. Cesena aveva 8 punti di vantaggio, in un Amen si è trovato ad avere solo 4 punti. Ancora 1-2 intanto dalla lunetta per Orzinuovi. 6-9, 6-5. Si può riprendere a giocare con Antonio De Fabriti a superare di mezzo a capo, scambiare palla con Francesco Papa. De Fabritis, il fallo di Timperi su Antonio De Fabritis. 2-22 al termine di una partita che ancora ha tutto da raccontare, Fulvio. Ancora lunghissima, 2-22 al termine
più 4 per Cesena, ma De Fabritis è in lunetta per due tiri liberi a questo punto fondamentali. Così come è fondamentale Fulvio a mio avviso penetrare nel cuore del pitturato per andare a segnare a cronometro fermo in una serie così equilibratissima. 6-9, 6-5 per Cesena. Va il primo. 7-0, 6-5. Ora il secondo tentativo per il numero 8 in maglia Amadori. Con Daniello subito pronto a disporsi in difesa ad accoppiarsi con Timperi. Buono anche il secondo. Fondamentale per De Fabritis, più 6 per Cesena. 2-21 al termine. Che sta riuscendo a tenere a distanza di sicurezza ora Zinuovi. Due possessi pieni di vantaggio. Tassinari. Attenzione in post basso, il gioco di Galmarini, gli scippa la palla De Fabritis che giustamente se la vuole ragionare tutta, ma bisogna superare la linea di metà campo. Lo fa ora il numero 8 in maglia bianco-nera che scambia palla con Francesco Papa e il blocco di Michael Sacchettini. De Fabritis in accelerazione fino in fondo, ma sbaglia, si va a prendere anche il rimbalzo, palla fuori per Daniello e la rimessa per Cesena con il pubblico cesenate che si spazientisce perché vuole il fallo della difesa di Orzi Nuovi. 7-1-6-5 più 6 per Cesena, 1-52 al termine del match. 1-52-71 Amadori Tigers, Cesena 65-65. Agri Bertocchi, Orzi Nuovi qui al Carisport in un finale di partita letteralmente vulcanico. Il gioco riprenderà con la rimessa per gli Amadori Tigers Cesena a 1-52 dal termine. Due possessi pieni di vantaggio per Cesena. Giochiamo bene in attacco. Ovviamente mi riferisco ai ragazzi di Cody Lorenzo. Devono giocare bene in attacco questo pallone. Ancora proteste del pubblico, ma è inutile protestare. Ormai la decisione è stata presa. Daniello, la rimessa per il numero 3. Bianco-nero, palla nelle mani di Antonio De Fabritis. Cesena può provare a giocare con il cronometro. De Fabritis sembrava accennare alla tripla, palla fuori per Daniello, davanti a lui Galmarini, palla fuori, anzi Tassinari, palla fuori per Michael Sacchettini, la bomba, la bomba, la bomba di Michael Sacchettini a 1.36 dalla fine del match. 1.32, non c'è, c'è il rimbalzo di Frassinetti e c'è il fallo di Galmarini. 1.28 al termine, 7-4 Cesena, 6-5 Orzi Nuovi, c'è il fallo. Liberi per Matteo Frassinetti con Romagna Mia sullo sfondo dei 1500 del Carisport. Adesso 1.28 al termine, è il momento di essere sporchi, brutti e cattivi per portare a casa questa gara 4. Sbaglia il Frasso, ma la rimessa in gioco dovrebbe essere per Cesena, invece per Orzi Nuovi. 1.26 al termine, più 10 per Cesena qui al Carisport. Tassinari a lasciare ancora scorrere il tempo. De Fabritis su di Tassinari, lui, c'è blocco. Tassinari, c'è spazio, il fallo di Andrea Daniello, troppo morbido il fallo di Daniello che ha mandato comunque Tassinari in assegno. Accusa il colpo Daniello, quarto fallo di Andrea Daniello. Ci blocca il tempo, 1.21 dal termine con Cesena a più 8. Tassinari in lunetta. Tassinari, lo voglio risottolineare, autore di una gara sontuosa qui al Carisport in gara 4. La seguiamo, lo 0 in maglia bianco-blu. Tassinari! Tassinari a segno! Mamma mia! Attenzione, Frassinetti. Frassinetti si va a chiudere in angolo, poi risale. Riesce a scaricare la palla per De Fabritis, c'è il fallo, 1.10 al termine, fallo di Timperi.
no, Turel, quinto fallo per Turel, che così esce dalla gara, va in lunetta Frassinetti, autore di una gara sontuosa anche lui. Frassinetti ritrovato a questi livelli che sono e devono essere per lui consueti. L'importante è che Frassinetti si sia ritrovato a questi livelli, ovviamente per Cesena. Realizza il frasso. Realizza il primo libero. Un rebus per la difesa di Orzi Nuovi questa sera, Matteo Frassinetti. 2 su 2 per il numero 10 in maglia Amadori, più 7-7-6-8 più 9 per Cesena, che recupera ancora che palla. Recupera poi palla, ultimo minuto di gioco, 7-7-6-8 più 9 per Cesena nell'ultimo minuto, raddoppiato Frassinetti, triplicato Frassinetti, palla persa da Frassinetti, rimessa per Orzi Nuovi, 53 secondi al termine di un mezzo vibrante, 7-7-6-8, serve un miracolo Orzi Nuovi per andare anticipatamente a Montecatini. Cesena si vede già quasi sul pullman per Orzi Nuovi e la sarà durissima, Fulvio. In quella tonnara, con questo clima ovviamente atmosferico, sarà veramente molto dura, ma nelle ultime, in questo campionato, nelle ultime partite ad Orzi Nuovi sono passati solo i Tigers. Siberna per Tassinari, raddoppiato Tassinari, mani ovunque della difesa, Tassinari non riesce a trovare il canestro, poi crolla stremato al tappeto, e al tappeto anche Orzi Nuovi. 7-7-6-8, si alza in piedi il pubblico cesenate con Antonio De Fabritis che posa la palla e termina qui il match con i giocatori che si scambiano il 5, ancora 17 secondi sul cronometro, ma esulta Cesena che porta Orzi Nuovi a gara 5. Sembrava quasi inesperabile al termine di gara 3 domenica scorsa, una gara 4 questa dove sicuramente è mancato David Berkic, dove è salito sicuramente in cattedra Matteo Frassinetti, ma lasciamelo dire Fulvio, dall'altra parte due giocatori strepitosi, Galmarini e Tassinari, mamma mia che giocatori. Termina qui al Carisport 77-68, Cesena batte Orzi Nuovi e porta la serie a gara 5. Buonasera a tutti. Bravo.